Kate Middleton è scoppiata in lacrime durante una prova da damigella d'onore dopo i commenti fatti da Meghan Markle, afferma un biografo reale, Tom Bauer, che ha appena pubblicato il suo nuovo libro Revenge, ha clamorosamente affermato che le fonti hanno confermato che la duchessa di Cambridge, 40 anni, e Meghan Markle, 40 anni, non erano d'accordo sulla lunghezza dell'orlo della principessa Charlotte e sulla vestibilità del suo abito da damigella d'onore. È stato durante una prova prima del matrimonio di Meghan Markle e del principe Harry nel 2018. C'erano anche disaccordi sul fatto che le damigelle d'onore dovessero indossare o meno i collant al matrimonio. Bauer ha affermato che l'insistenza di Meghan è stata supportata dalla sua ex migliore amica e madre di un'altra damigella d'onore, Jessica Mulroney. Ha detto, alcuni direbbero che Meghan ha paragonato favorevolmente Ivy a Charlotte. Questo ultimo aggiornamento arriva dopo un lungo elenco di affermazioni fatte sul disaccordo nel 2018, all'epoca, è stato riferito che Meghan aveva fatto piangere Kate durante le prove della damigella d'onore. Ma la duchessa del Sussex ha negato queste affermazioni durante la sua intervista con Oprah. Meghan ha affermato che Kate l'aveva effettivamente fatta piangere, dicendo a Oprah, era sconvolta per qualcosa, ma ne era proprietaria e si è scusata. E lei mi ha portato dei fiori. Non è stato un confronto, e in realtà penso che sia, non credo sia giusto per lei entrare nei dettagli di questo, perché si è scusata. Quello che è stato difficile superare è stato essere incolpato per qualcosa che non solo non ho fatto ma che è successo anche a me, e le persone che hanno partecipato al nostro matrimonio sono andate dal nostro team di comunicazione e hanno detto, so che non è successo. Non devo dire loro cosa è successo davvero. Ma nel suo libro, Tom ha affermato che le fonti hanno confermato che Meghan ha effettivamente fatto piangere la duchessa di Cambridge. Parlando oggi a Good Morning Britain, ha riconosciuto che tutte le sue fonti erano persone a cui non piace Meghan, confessando, ha chiarito a tutti i suoi amici e alle persone che lavorano per lei di non parlarmi, quindi è stato un bel in salita ma ho abbastanza persone per parlare con me, più che abbastanza, ho circa 80 persone. Stand